Oggi rivendichiamo la verità della storia, rivendichiamo il valore di chi ha combattuto per quella resistenza e di chi si è battuto perché noi oggi potessimo stare in mezzo alle piazze a festeggiare. Io mi auguro che non siano mai le divisioni a prevalere, ma le coscienze e le verità storiche. Qui non si tratta di dividere, qui si tratta di riconoscere ciò che è stato, di non voler tradire, di non voler ricostruire, rivedere o peggio ancora svilire ciò che è stato. La memoria è una sola, e a quella dobbiamo rifarci. Io sto leggendo Facebook, abbiamo letto delle accuse gravissime nei confronti della dirigenza della comunità ebraica, quando si leggono personaggi che si permettono di dire che abbiamo intimidito il Partito Democratico a Roma, azioni di intimidazione per farli venire qui, beh, questo ci fa soffrire molto di più di quello che può essere il giudizio. Il PD ha fatto una scelta figlia di quello che è accaduto in questa città negli ultimi anni, non è la prima volta purtroppo, noi siamo ai cortei dell'ANPI in tutta Italia, a parte che a Roma. È una vicenda molto locale, legata a come il corteo è stato gestito negli anni passati, non è nuova, non l'ho fatta io, è una scelta che, come dire, avviene appunto da qualche anno, io l'ho confermata. E se noi oggi siamo qui e possiamo parlare, anche solo incontrarci, parlare gli uni con gli altri, anche quando abbiamo idee diverse, lo dobbiamo a persone che in molti casi hanno dato la vita perché questo fosse possibile. Nell'epoca della post-verità, la memoria è un dovere civile. Nei tempi delle fake news, il rispetto per ciò che è accaduto davvero non è un optional, è uno dei pilastri su cui si fonda il nostro essere comunità.